Ma questo qua? La corsia è un concetto relativo per alcuni, vedo, eh. Sì, appunto. Ma ognuno sa la propria corsia, ma perché dovete venire nella nostra? Boh. È gente che non sa guidare, che pur di andare forte deve tagliare tutte le curve. Intertempo. Guarda se è dritta la GoPro sotto lì. Sì, ma te l'hai messa inquadrata i piedi? Sì, ma è dritta? Sì, 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 è dritta. Guarda che asfalto nuovo! Dobbiamo andare dritti verso Seui. Seui. Passo Arqueri. Arqueri. Attenzione, un lago. Ma sì. Comunque, volevo solo dirti che di solito, cioè, gli anelli di fidanzamento si regalano quelli belli con la pietrina sopra. Allora, calmina. Comunque sull'anulare il 9. Quindi c'è ancora tempo, No, l'8 mi sa. L'8? Sì, perché il medio è 10. Cioè, il medio mi aveva detto 9, però alla fine mi ha dato il 10. Quindi 8. No. Si capisce un passo, Che curva prepotente! Porco cane, grande! Sì? Ma sarà di acqua dolce o salata? È dolce in mezzo all'isola. E magari ci sono delle falde acquifere sotterranee che portano dal mare, eh? Fino a, dal mare portano a 1000 metri. Non so, magari. Non penso proprio. Cioè, l'osmosi. Dovrebbe essere il fiume Flumendosa, questo. Flumendoda? Che crea questa sorta di lago. Lo supera quell'inganno dell'anulare. Fa un po' più caldo qua adesso, eh? Sì, è vero. C'è meno aria in realtà. Occhio. Ecco, cane si stringeva. Anche qua. Se va. Diminuisco un po', finisco la benzina. Però molto divertente, cioè. Bellissima. È un serpentone infinito praticamente. Cioè, guardate anche qua, che siede benissimo quanto è arzigigolata. Pazzesca! Non pensavo ci fossero queste strade bellissime in Sardegna. Guarda se lampeggia questa. Sì. Sì. Thank you.
100 e oltre. Allora, la 198 non sta deludendo le aspettative. No, no, è bellissima. Sale bene. Parte la telecronaca ignorante, la mette nel mirino, attenzione. E non si fa passare perché il Duke è più forte in salita. Imposta bene le curve. Oh cazzo. Oh, ma questo qua. La corsia è un concetto relativo per alcuni, vedo, eh. Sì, appunto. Ma ognuno sa la propria corsia, ma perché dovete venire nella nostra? Boh. È gente che non sa guidare, che pur di andare forte deve tagliare tutte le curve. E adesso sfrutta 115 cavalli, attenzione! Sì! Ma è infinita sta strada! Sì, Lo supera con l'inganno? Sempre allerta. Beh, comunque, a parte il sempre allerta, vedete che alla fine il paesaggio non è che regala grandi cambiamenti. La cosa figa è che ci sono migliaia di curve tutte diverse e quindi non resta che stare in silenzio e guidarle. Esatto. Facendo magari un po' di telecronaca ignorante. Esatto, poi c'è questo venticello piacevole. Macchina. L'ho vista, sono dietro di te. No, mi si è impastata una roba proprio davanti agli occhi. Ma tanto tra poco bisogna fermarsi per cambiare la batteria. Domu de Orgia. Esculapio? No, escalaplano. Esculapio. Ah, un altro. Salve, salve. Io l'ho salutato, eh. Meno male che, vabbè, la tua non troppo, la mia silenziosa. Ma io sono una donna. Mi posso dire, ma sì, lasci perdere, su. Fai due moine e ti lasciano andare. Ah, ok. Buono a sapersi. Sfrutteremo questo potere femminile. Beh, ha sorriso però quando l'ho salutato, Volevo salutarlo, però mi sembrava da, tipo, cioè, da prenderlo in giro. No, perché? Io l'ho salutato. Guarda qua, asfalto rosso, da pista. Perché non lo fanno sempre rosso, che è più bello? Non lo so. Panze, se c'è qualche ingegnere edile, stradale, civile o non so chi si occupa di queste robe, che ci spiega nei commenti perché non si fa sempre l'asfalto rosso che è più bello. Aspetta, che qua avanti mi fa girare a sinistra uscendo dalla statale 198. Qua mi fa andare per Seulo, Godoni. Guarda, una foresta di conifere. Conifere non penso. Beh, comunque saranno pini marittimi, non lo so. Comunque sono abeti, pini. Vabbè, questi sì. Questi sono i pini del cimitero, invece. Oh, le capretine. Oh, si sta da Dio comunque. Oh, schiatterete, farà caldissimo. 26-27 gradi, molto ventilati. Certo, quando ti fermi al sole fa caldo, perché al sole fermo fa caldo. Vabbè, siamo in agosto, siamo in Sardegna per forza, ma ad andare sta bene. Ad andare si sta proprio bene. Sì. Comunque usciti dalla strada statale 198 abbiamo preso la strada provinciale 111. Fossimo rimasti sulla 198 saremmo praticamente scesi dalla strada che abbiamo fatto stamattina per andare a vedere Gairo Vecchia. Seulo. Il paese dei centenari. Ma va? Comune Blue Zone. Blue Zone. Guarda qua, la comunità più longeva del mondo. Ma scusa, ma mica era predapre? No, aspetta, là era nuclei familiari. E cosa vuol dire?
che là probabilmente nuclei di famiglie vivono di più. Qua le singole persone sono più anziane. Però magari sono di famiglie diverse. Andiamo piano prima che svegliamo gli ultracentenari. Comunque è vero, avevano fatto anche dei servizi al TG che gli Astra è la zona al mondo insieme a una piccola zona del Giappone dove ci sono più ultracentenari. E così lì tu vuoi venire qua in pensione? Se fino all'altro ieri hai vissuto sotto gli eri di Malpensa, anche se vieni qua ti farà sicuramente meglio, però non credo che camperai fino a 120 anni. Comunque che brutta sta cosa che devo morire. È vero. Cioè, perché devo morire? Ma infatti io non mi farò cremare. Metti che trovano il modo per resuscitarmi. Chissà se bevono il Knusa gli ultracentenari. Adesso andiamo a Gadoni. Axalanta. Allora, voglio un giudizio caldo su Buzzini, fa gli itinerari. Molto bravo. Bueno, muy bueno, eh. Ok, vedo il paesaggio giù, direi che promette bene. Accendi anche la GoPro. Ciao fans. Eccola lì. Siamo arrivati in un punto panoramico sopra ai faraglioni di Cea e niente, ci siamo un po' scottati, lei davanti e io dietro, non so perché. E gli facciamo vedere il paesaggio? Siamo solo rossi. Sì, beh, non è proprio una scottatura vera e propria, è un po' di arrossamento della pelle, nonostante abbiamo messo la 50 e io sono stato sempre sotto l'ombrellone. Però d'altronde, noi biondi, è così. Alla Infatti parlo per me.